Ciccio, guarda un po' laggiù. Giocano gli aeroplani. Qui pilota Olga, pronta all'atterraggio. Qui pilota Pigeon, proprio dietro di lei. Io adoro fare finta di essere un aereo. Noi non facciamo finta, ci esercitiamo per salire su un aereo. Quando? Dove? Perché? Con chi? Nina e i suoi genitori andranno a trovare i cugini in Australia e io andrò con loro. Devi seguire quell'aereo, Apollonia! Nina e te stanno partendo per l'Australia! Oh, salite a bordo, allora! Non puoi portarti tutti questi cappelli, Olga! Ma a me servono tutti! Olga, viaggiare vuol dire anche imparare ad adattarsi, quindi puoi portartene dietro solo alcuni! E va bene! Ma porto quello blu o quello rosa, o meglio gli altri! Accidenti, non arriveremo mai! Hector! Gloria! Hector! Gloria! Fammi ne sette, Bido! Mi sa che siamo nel posto sbagliato! Dei nostri cugini nemmeno l'ombra! No, sono certo sia qui! Dovevamo incontrarci sulla pista super acrobatica! Ah, eccoci qua! Buongiorno! Benvenuti in Australia! Non c'è da stupirsi se non vi abbiamo riconosciuto! Da noi non esistono nuvole con questa forma! Come state? Super mega iper fantavolosamente piovosi! E voi? Andiamo! Abbiamo tante cose da fare! Tutti gli altri? Non lo so, ma scommetto che lo scopriremo! Parola del tuo amico Bigio! Nascondiamoci! Ciao, Mayra! Ci vediamo! Peccato che Mayra debba andare dal dentista oggi. Poteva farci da guida turistica nel parco nazionale. Beh, ma ci sarà una guardia forestale al suo posto. Sono loro che si prendono cura dei parchi e quindi sono dei veri e propri esperti. Qual è la regola, Nina? Se non mettiamo gli indumenti nella cesta, non verranno lavati. Le regole sono troppo noiose. Stavo per fare un gioco divertente insieme a Teo e Olga. Trovata! Domani questa borsetta si venderà in un lampo al mercatino dell'usato. Anche questa racchetta da tennis farà faville sulla bancarella di famiglia. Nina, tu non hai ancora scelto dei giocattoli da vendere al mercatino. Non
credo di avere qualcosa che qualcuno comprerebbe. Ricorda, i soldi che raccoglieremo serviranno per... il nuovo rifugio per animali selvatici in difficoltà. Scommettiamo che hai dei giochi di cui ti sei dimenticata? Ce l'abbiamo fatta, Teo! Siamo entrati nella super mega squadra di calcio più forte del quartiere! Forza, Tempeste Blu! Ops! Pensa se avessi tirato fuori, o peggio, se avessi fatto autogol! Un autogol sarebbe stata una cosa molto brutta! Sì, però, noi non dobbiamo fare colpo sugli altri o vincere! Noi dobbiamo imparare e migliorare! Biberon? Presente! Pannolini? Presenti! Palestrina per neonati? Presente! Per tutti i monsoni, serve tutto questo per il fratellino! E pensa che non siamo nemmeno a metà della lista! Oh, Teo! Nina sarà qui a momenti per giocare con te! Ci siamo distratti con le varie cose da fare! Facciamo un po' di spazio e ti scaldiamo subito la colazione! Mi preparo una colazione fredda! Voi continuate pure, sono pronto a fare il fratello maggiore. È gentile da parte tua, grazie dell'aiuto, Teo. Ma sarò davvero pronto a fare il fratello maggiore? Questo aereo è uguale a quello che la nonna guidava quando era una pilota. Me l'ha regalato lei. Fulmine 7! È davvero super fantastico! Puoi dirlo forte! La nonna ha viaggiato tutto il mondo scattando foto dall'aereo! Il lavoro da sballo! Facciamo finta di essere tua nonna! Qui è la comandante nonna! La nuvola pilota numero uno che viaggia intorno al mondo! Pino! Sei un gatto super intelligente! Nina, Pino, pronti per andare a giocare a casa di Luna? Guardate tutte le cose belle e scintillanti che ha! Ecco perché ci piace andare a casa sua! Ah, allora si parte! Ferma, Olga! Aspetta! Oh, Fulmine 7, Nina, che cosa sta succedendo? Pino è saltato giù! Allora, sei pronto a partire? Certo che pronto! Ha preparato la valigia giorni fa! Io vado a riempire le borracce, tu vai a salutare Nina. Non vi vedrete per una settimana. Devo salutare lei e Olga! Anche Olga, certo! Arrivederci, Olga! Ottimo! Il mio temporale ha fatto il suo dovere! È stato il mio temporale a fare tutto, il tuo non ha fatto niente! Voi non avete fatto un fico secco! Il merito è tutto mio! Basta così! Il parco è grande e abbiamo ancora tanto da fare! Ancora un po' di indaco e adesso dammi il viola! Arcobalenante! Bene, Pino, ricorda il premio! Ci siamo allenati tutta la settimana! Oggi è il giorno in cui finalmente salterai l'intero arcobaleno! Ricorda, fluttua come una nuvola, salta come un fulmine! Vai! Puoi farcela! Vai, Pino, vai! Per tutti i chicchi di Grandine, non abbiamo il suo giocattolo preferito! Gli serve per saltare! Facile come una pioggerellina autunnale! Vado a prenderne uno da Luna!
in realtà è un giorno di scuola da non perdere. Oggi c'è lezione d'arte all'aperto. Possiamo andare! Io e Figlio poseremo per te. Potresti dipingere i nostri ritratti. Bella idea.